Benvenuti a questo nuovo evento di scienzemotori.com. Eh, questo webinar sarà sul calcio e il titolo, la presentazione di questo webinar sarà Criteri ed elementi di valutazione del giovane calciatore per impostare un programma di crescita. Parto con le presentazioni, quindi mi presento, io sono, mi chiamo Giacomone Mattia, sono un laureato in Scienze Motori, un osteopata, sono Uh, docente di osteopatia, docente di scienze motorie, docente presso ATS per le scienze motorie. Uh, faccio l'allenatore ormai da, da diversi anni nei settori giovanili, nei settori giovanili professionistici da ormai. 15 anni, eh, ho cominciato con eh, il settore giovanile dell'Inter facendo la scuola calcio all'Inter, sono passato a fare l'agonistica nel Pavia per sei anni facendo Under-14, Under-15, Under-16 e sono poi passato negli ultimi quattro anni ad allenare a Piacenza prima l'Under-14 poi successivamente per tre anni l'Under-15. Con il eh, settore giovanile del Piacenza siamo, siamo arrivati nella stagione 2018-2019 a vincere il titolo nazionale ne, di categoria, quindi dell'Under 15 di Serie C. Questo è il mio percorso, il mio percorso calcistico, che parte eh, da molto distante nei settori giovanili dilettantistici inizialmente, per poi arrivare, come vi dicevo, negli ultimi 15 anni nel in, in alcuni settori giovanili professionistici. Fatte le presentazioni. Uh, partiamo immediatamente con uh, questo, questo webinar, quindi col tema principale di questo webinar. Quindi partiamo con delle premesse, ancora prima che con, delle, con, con la parte principale, con la parte reale del, del webinar. La premessa deve essere questa. Mm. Siamo tutti conoscitori di calcio, siamo tutti dentro il calcio, dentro a quello che è il calcio in sé che si deve sposare con il mondo del calcio, che è il grande insieme calcio, che ha come sottoinsieme il mondo dell'allenare calcio, del fare l'istruttore, del seguire eh, a livello di campo, quindi i bambini, i ragazzini, i ragazzi e poi successivamente gli adulti. Ma adesso parliamo di settore giovanile. Perché questa premessa? Perché non esiste una possibilità di obiettivi stagionali che non siano concordati e concordi, che abbiano una linearità con la società. Eh, in questo webinar tenteremo anche ogni tanto di, di inserire e di sfatare alcune situazioni che sentiamo dire nel calcio, o meglio, più che disfatarle proveremo ad avere una visione del calcio il più possibile realistica. Nel, nel, Nell'impostare una stagione vera e propria, cosa vuol dire il più possibile realistica? Non posso decidere di, eh, decidere di fare allenatore in qualsiasi categoria, da una categoria provinciale a una categoria regionale a una categoria professionistica. Non posso farlo se non sposo realmente quello che è l'obiettivo societario. Non posso io, allenatore, sfruttare la società. Non può la società sfruttare l'allenatore, sfruttare è proprio una, un termine, una, una parola non bella. Invece bisogna, esserci, bisogna avere un bel connubio, una bella uh, coordinazione e una bella uh, integrità di pensiero tra uh, il Mister, lo staff tecnico, quindi tutta la parte tecnica e la società. Gli obiettivi del Mister e gli obiettivi della società sono gli obiettivi iniziali della stagione, che poi verranno modulati durante la stagione senza variare i propri principi, ma l'obiettivo può essere in parte cambiato, ne parleremo tra poco. Però devono essere per forza concordi con la società. Per forza. Quindi eh, arrivare per forza in una società a cui si puntava a arrivare eh, e allenare dicendo finalmente sono qua, adesso posso fare il mio calcio. Non va bene, come non va bene snaturarsi completamente per seguire un obiettivo societario. Quindi la conoscenza sia il primo anno che si arriva in società nuova che eh, successivamente. La conoscenza con lo staff dirigenziale sia il proprio staff dirigenziale di squadra che lo staff dirigenziale la società in sé deve essere importante a priori ecco perché è una premessa importante a priori quindi insieme si metteranno il mio consiglio è sempre mettere sul tavolo gli obiettivi iniziali del mister e della società e messi sul tavolo gli obiettivi bisogna arrivare a degli obiettivi comuni anche qua faccio un esempio molto rapido in nessuna categoria, noi allenatori dobbiamo avere come obiettivo principale quello di eh, diventare allenatori. Poi, se il nostro obiettivo nel settore giovanile è quello giusto, possiamo anche diventare allenatori. Diventare io intendo sempre che ognuno ambisce a una crescita personale a livello di. Di, di, delle proprie passioni ad esempio, perché solitamente il calcio inizialmente è una passione, può poi diventare un lavoro e una professione. Quindi alleno una squadra provinciale, non devo allenarla perché mi sento da categoria superiore, quindi devo farmi vedere. Alleno una categoria provinciale, mi posso anche sentire da categoria superiore, ma devo sposare a pieno gli obiettivi societari che saranno diversi rispetto a una categoria regionale, che saranno diversi rispetto a una categoria professionistica, che saranno diversi rispetto nella stessa categoria uno che vuole fare il più possibile del sociale rispetto a uno che decide nella stessa categoria di puntare a portare le, le, le proprie squadre a vincere un campionato perché a vincere il campionato vuol dire magari passare in un altro tipo di categoria quindi questo in premessa questa è la, la grossa premessa da fare e quindi vediamo cominciamo a parlare del focus principale che dobbiamo mettere eh, sul giovane calciatore e quale deve essere il fattore principale per poi poter sviluppare un programma di crescita eh, io di solito individuo tre situazioni fondamentali che sono la crescita del singolo, la crescita del gruppo e la crescita della filosofia eh, societaria. Guardando questi tre principi ragioniamo su potete tutti voi ragionare sul vostro gruppo se in questo momento state allenando o su dei gruppi che avete allenato, o su dei gruppi che conoscete. In tutti i gruppi calcistici abbiamo una base che può essere una base, quindi una serie di giocatori che hanno pressa poco lo stesso livello tecnico, fisico, eh, fisico-atletico, coordinativo, eccetera. Poi abbiamo dei picchi verso il basso e dei picchi verso l'alto. Solitamente è quello. Quindi si inquadra la base del gruppo, per quanto disomogeneo possa essere il gruppo, una base rivolta eh, rispetto alla categoria che andremo a fare, verso l'alto, nel mezzo, verso il basso, l'avremo sempre. Eh, poi avremo dei giocatori, dei singoli che spiccano la differenza che fanno la differenza verso l'alto, verso il basso, quindi il giocatore più in difficoltà o il giocatore che invece ci può portare maggiormente a, a può portare maggiormente a far, far vedere le proprie qualità di qualsiasi genere, tra un attimo parleremo di queste qualità. Quindi detto questo, secondo me l'obiettivo principale di noi allenatori, quindi noi prima di cominciare ad allenare dobbiamo avere tre obiettivi, sempre, e per questo vi ho messo nel terzo obiettivo la filosofia societaria, sempre in in concomitanza con la società quindi obiettivo principale crescita del singolo giocatore la crescita del singolo giocatore vuol dire ho aggiunto poi un coltivare il talento per quello che sarà il vero talento perché ogni tanto si rischia di non coltivarlo questo talento quando si è troppo inseriti in categoria nel senso che la mediana abbiamo questa questa linea che ci dice la, la qualità dei nostri giocatori noi molte volte impostiamo degli esercizi per questi giocatori, impostiamo per il singolo giocatore, che va benissimo, se su 20 giocatori, i singoli giocatori 15 hanno presso poco la stessa qualità e ne abbiamo 5 che spiccano in alto e in basso, noi stiamo impostando per la per statistica per una media. Il problema è che se abbiamo qualcuno sopra o sotto media dobbiamo essere bravi a coltivare anche loro, quindi a coltivare il singolo giocatore in quanto tale, non in quanto membro di un gruppo in questo caso. Quindi le, le nostre attività, le nostre esercitazioni, i nostri esercizi dovranno essere sempre finalizzati a poter far crescere tutti i giocatori, anche con differenza di livello iniziale. Molte volte cosa succede? O si trascurano alcuni giocatori o se si diventa, eh, se si entra bene in categoria, molte volte si rischia di trascurare. scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro, raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com, i professionisti delle scienze motorie.